Tutti, benvenuti in questo primo video del mio, diciamo, nuovo canale, perché però ho altri video. E diciamo, io oggi volevo fare come prima costruzione una piccola costruzione per, diciamo, inaugurare il canale. Volevo fare un bambino abbastanza alto. Innanzitutto ci serve del cemento che servirà per fare il suo corpo, perché prima di tutto lo faremo nudo. E poi gli metteremo i vestiti, così che sembrerà ovviamente più vero. Allora, vediamo. Yellow concrete. No, aspetta, mi serve questa. Quella per fare il corpo. Ovviamente io non sono bravissima a costruire, quindi non aspettatemi una cosa maestosa e bellissima. Però ci proverò. Allora, innanzitutto credo che... sbaglio sempre. Allora, innanzitutto credo che così vada bene. Iniziamo a fare i piedi. Dovrà essere abbastanza grande, perché devo farlo un po' un po' tozzo, come dicevo. E metto questo qua. Ancora tre blocchi e poi ci siamo. 1, 2, 3. Ok. Oh, per fortuna non mi faccio male. 1. Ovviamente non è che se lo faccio nudo vedete le parti intime, soltanto farlo tutto rosa, poi mettergli i vestiti. Sì, vabbè, prima non ci siamo. Mettiamo un po'. Più o meno così. Sì, vabbè, ok. E queste più o meno dovrebbero essere le sue gambe. Poi gli devo fare il corpo, che sarà così. Lì c'è un porco intanto, vabbè. Ok. Vediamo quanto lo facciamo alto più o meno. Vabbè, così mi sembra un po' troppo poco. Ah, e questo canale, insomma, volevo magari che mi aiutaste un po' a portarlo avanti, dicendomi magari nei commenti se avete qualche costruzione in mente che secondo voi potrei fare. Fatemelo pure sapere, che io non lo so, se me la direte la farò. Quindi suggeritemi nei commenti cosa fare. Allora, avevo in mente di fare un braccio che teneva in mano un palloncino, quindi devo fare una mano magari che sembra così, poi la metto così ancora. Ok, credo che così vada più o meno bene. Magari la faccio un po' più lunga la mano, così che poi devo fare così e così, poi metto questa e questa. Allora, inizio subito con il palloncino. Vabbè, di lana, perché lana così e lana cosà. Allora. Tanto qua ho fatto l'inizio del palloncino, che ovviamente non è così, fa un po' schifo già. Cioè, fa un po' schifo ma fatto così, ma ovviamente lo continuo. A volte potrebbe diventare notte nei video, ve lo dico solo perché non ho, cioè, non posso controllarla questa cosa, o almeno se si può controllare non so come fare. Quindi potrebbe succedere che magari mentre sto parlando, non lo so, arriva la notte e si blocca tutto, cioè diventa tutto buio, e odio costruire al buio, quindi dormirò, perché veramente non ce la faccio costruire al buio. Comunque, questo è il palloncino che ho fatto, un pochino piccolo forse. Faccio ancora un po' più lungo, che sennò mi
mi risulta un po' brutto. La testa la devo fare larga 3 perché non conosco altro modo per farla se non, cioè per fare gli occhi se non incastrarglieli nella testa, perché in realtà gli uomini sono fatti così, hanno gli occhi più o meno incastrati. Vabbè, non importa. Ok, vediamo un po'. Boh, a me inizia a sembrare carino, eh. La mano è un po' strana, però vabbè, è l'unico modo. Adesso devo fargli la faccia. Mi sa che dovevo farlo un po' più. Devo fargli la faccia più alta. La devo fare alta almeno. Più alta almeno di un blocco. Per. Guarda che bella contatura, però. Aspetta. Allora, così devo fargli la più alta di un blocco. Quindi qua riempiamo tutti gli occhi e poi li mettiamo così. E cosa? Ok. Così riesco a fargli gli occhi. Non ho la concrete gialla, bianca. Potrei usare la neve, gli occhi di neve. Che strano. Un po' strano sarebbe. White, concrete, ovvero ce n'è. Perché non l'ho preso? Vabbè. White, adesso l'ho preso, ok. Iniziare col bianco. Ok. E direi di aver praticamente finito. Magari gli faccio un disegnino sulla maglietta per farlo diventare più bello. Ma direi che praticamente abbiamo finito. Sono orga di scheletri, vabbè. Siete pronti a vedere la costruzione finita? E Ale! Questo è il bambino urlante col palloncino. Me lo sono inventato sul momento, ma vabbè. Quindi se volete farlo nel vostro mondo va benissimo. Volevo salutare tutti, in particolare, insomma, se sta guardando questo video la mia maestra e i miei amici e i miei amici, e ciao, e spero che ci rivedremo in un altro video, e mi raccomando, suggeritemi qui sotto nei commenti cosa fare nel prossimo video, o comunque dei suggerimenti, tipo non fare la bocca urlante, robe del genere. Ciao a tutti!